pedofilia. Chiese scusa a Papa Wojtyla. Chiese scusa a Papa Ratzinger. Chiese scusa Papa Francesco. Cos'è cambiato in 15 anni? Papa Francesco, ti ho dato in mano una lettera in Vaticano con scritta la mia storia. Perché non mi rispondi? Bergoglio, io sono Eric Zattoni, figlio del prete pedofilo Don Pietro Tosi. Io e mia madre ti abbiamo scritto diverse lettere cercando di avere giustizia, cercando di far ridurre allo stato legale questo prete, ma tu non l'hai fatto. Cosa devono fare le vittime per avere giustizia? Perché non ascolti le vittime? Perché non rendi giustizia alle vittime? Perché hai lasciato morire questo prete pedofilo senza ridurre allo stato legale? Perché? Papa Francesco, perché ci tratta così? Noi volimmo solo giustizia. Soffriamo tutti i giorni per quella che mi ha passato. Papa Francesco, non è giusto. Quelli che con coraggio hanno raccontato la propria esperienza, come risposta hanno ottenuto solamente silenzio. Noi la nostra parte, servizio della verità, l'abbiamo fatta. Adesso tocca a voi. In realtà sul seminario di Bergamo ha fatto scappare dalla chiesa anche un mio amico prete, il mio compagno di sventura all'epoca dei fatti. Dal 2004 sto chiedendo giustizia sia alla chiesa, sia al seminario, sia a tutte le istituzioni e al Vaticano che mi ha sempre ignorato. Cosa devo fare, Papa Francesco? Papa Francesco, mio fratello ha 10 anni è entrato in seminario. A 13 ne è fuggito saltando dalla finestra. Non ha mai voluto parlare di quello che gli è accaduto all'interno del seminario. Soltanto nel momento della sua morte ha rivelato quello che gli accadde fra le mura del seminario. Papa Francesco, migliaia di famiglie in Italia sono nella nostra stessa condizione e vogliono sapere la verità. Papa Francesco, smettila di fare propaganda religiosa utilizzando le vittime della pedofilia clericale. A noi non interessa da che parte sta Dio. Noi vogliamo giustizia e verità. Quindi pensa seriamente a come risarcire umanamente ogni vittima abusata e violentata dai tuoi preti. Ci fa male sentire in continuazione parlare sui media di aiuti alle vittime, quando in realtà nessuno di noi ha mai ricevuto neanche una risposta alle sue lettere. L'Istituto per Sordi Antonio Provolo di Verona è il caso più eclatante che abbiamo avuto in Italia. Più della metà dei preti risultarono pedofili. Papa Francesco, mi chiamo Alda Franchetto. Sono stata abusata da un prete dell'Istituto per Sordomuti Provolo di Verona all'età di 12 anni. Mi ha provocato problemi psicologici, soprattutto perché avevo, come mi era stato insegnato, fiducia nella Chiesa. Papa Francesco, sono Giuseppe Consiglio, ho 24 anni, ho subito abusi sessuali fin da piccolo da preti dell'Istituto per Sordomuti Antonio Provolo di Verona. Durante le confessioni che avvenivano in una stanza chiusa a chiave, questi preti sono ancora al loro posto. Tutto questo ha avuto forti ripercussioni nella mia vita. Come sarà il mio futuro? Papa Francesco, mi chiamo Gianni Bisoli, dall'età di 9 anni fino a 15 anni sono stato abusato e sodomizzato da numerosi preti dell'Istituto per Sordomuti Antonio Provolo di Verona. Dal vescovo Giuseppe Carraro mi hanno rovinato la vita lasciandomi oltretutto senza alcuna assistenza. Papa Francesco, mi chiamo Alessandra Vantina, ho 63 anni,
dai 6-12 anni sono stato abusato e brutalmente sottoposto moltissime volte dai preti e i fratelli istituto per sordomuti provolo di Verona. Mi hanno torturato il corpo e ucciso l'anima, ma Dio dove era? Papà Francesco, mi chiamo Lario Dario, ho 63 anni. Sono stato abusato dai 7 ai 13 anni, dai preti dell'istituto per il sordomuti provolo di Verona. Ho avuto gravi problemi psicologici e dai progetti non ho mai voluto avere figli per paura che nascere i giorni e il pubblicere la testa volesse fatta a me e a molti altri compagni giorni. Papa Francesco, per c'è notte per 8 e 6 strada c'è sta abusato da una suora, da molto parente e da una parente nazi, da tanto per sordomuti, provolo da Verona, causa da giorno e mamma, da molto problema a testa. Papa Francesco, mi chiamo Ferrari Lorota, alle 8 di 13 anni sono stata avvisata. Ma il frate dell'istituto per sordomuti e provolo di Verona durante le confessioni per le preparazioni le prime comunioni da quel momento è rifiutato di frequentare la chiesa. Papa, ricordo, non torna l'amore, subito avuti dai preti vestiti che provano di Verona e istituto che nella tenuta dei cardi di Siena di Montana durante le avvenzioni tettive ancora oggi e di 54 anni si ricordi di trattamenti eterni. Un appello a Papa Francesco arriva anche dalla sua Argentina. Somos un grupo de 21 personas que fuimos abusadas por el cura Ricardo Jiménez en Argentina. Le hemos escrito una carta al Papa Francisco, todavía no nos ha respondido. Queremos saber la verdad por qué Jiménez sigue libre después de 4 denuncias y exigimos justicia. Non sappiamo quante siano le vittime della pedofilia clericale in Italia, dove sono stati condannati oltre 150 preti negli ultimi decenni. Il nostro impegno è cercare, capire, censire e denunciare.